E allora la situazione in questo momento: viene proprio Tagliacolbe e Stefano Caruso in prima posizione, loro avevano il nono risultato nella short dance, primi fino a questo momento nella loro free dance, e poi secondi dietro di loro gli esteri Lina Stock, Tavi Rand, che erano quattordicesimi dopo la short dance, quindi davvero un ottimo risultato. Ancora torniamo secondi invece nella free dance. Sul ghiaccio Penny Combs, Nicholas Buckley. Molto veloci la rotazione dei Twizel, anche se non perfettamente insieme. Che applausi per Penny Combs e Nicholas Buckland. Io ancora negli occhi, ti ricordi Franca, a Sheffield, e loro diedero il meglio proprio quando fecero il loro libero a casa loro, vicino a Nottingham, con una tradizione anche, come dire,
da far rispettare, c'erano piaciuti tantissimo, poi hanno ottenuto la sesta posizione e loro sono sesti anche adesso dopo la floor dance. Ti è piaciuta questa loro free dance? Sì, mi è piaciuta molto, molto dinamica, molto acrobatica, veramente veloce, pattinata con grande velocità, con grande rapidità. Devo dire che, come sempre abbiamo notato, naturalmente diciamo questa loro caratteristica di essere veloci nei sollevamenti, di usare questi sollevamenti acrobatici, è esaltata ed è possibile per proprio la proporzione della che coppia che c'è tra loro due, certo. Sì, che è una proporzione stranamente quasi più da coppia d'artistico, sì, che da coppia di danza, un po' inusuale insomma nella danza, per cui certamente non favorisce certi elementi tecnici o certe linee necessarie per la danza, ma favorisce invece tutto ciò che è acrobazia, sollevamenti, dinamicità, quindi giustamente loro hanno cercato una strategia libero che strategicamente li portasse verso questa direzione. Direi che ci sono riusciti, anche molto piacevole da vedere da parte del pubblico fuori, no? Sì, molto belli, guarda, anche adesso che stiamo vedendo i loro replay, ma intanto io avviso il pubblico a casa che sul ghiaccio ci sono già i nostri azzurri, Charlene Mignard, Marco Fabri, 23 anni Charlene, 24 Marco, davvero per loro questo è un europeo importantissimo, perché sono da una sala posizione e loro nel 2012 avevano chiuso l'europeo in undicesimo, quindi insomma la volontà e la voglia di migliorare. Intanto noi continuiamo a vedere proprio per l'inclusione da quando loro si sono spostati nel 2008 nel New Jersey per allenarsi con Jenny Platov, Philip Askew, quindi veramente li vediamo al Kiss and Cry che parlano, si confrontano. Il punteggio da battere è proprio quello di Tania Kolbe e Stefano Caruso. Vediamo. E vanno in prima posizione con il loro libero di 92-36, 47-15 per i Technical Elements, 45-21 per i Component, 152-95 il totale. Stavo guardando proprio il risultato per confrontarlo con Tania Kolbe e Stefano Caruso, li hanno surclassati sia nel tecnico ovviamente che nei Components, 45-21. Ma adesso noi andiamo subito a concentrarci, mentre la regia ovviamente si sofferma sulla coppia britannica, noi invece spostiamo il nostro sguardo sul ghiaccio.